Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su Destron Empire e oggi parliamo dell'ombra che vedete qui vicino. No! Innanzitutto scusate, ma sono c'ho la solita flip dei Destructor, che è l'immagine di questo canale, ma qua non ce l'ho per mai. E oggi, per cui è cominciato in maniera diversa questo video. Oggi parliamo di un oggetto che ho comprato agli Hyakuen Shop, che sono quei negozi da 100 yen che si trovano in Giappone, che sono comodissimi, che mi serve anche per fare i video. E cioè questo. Wow! Smartphone lens set. Purtroppo la inflazione sta arrivando anche in Giappone. Beh, in Giappone sono quanto è? Saranno 30 anni che il costo della vita non aumenta. Difatti adesso il Giappone è diventato un paese economico, però ha cominciato ad aumentare il costo della vita e questo si rifà anche nei negozi dei 100 yen, che molto tutti i prezzi, tutti gli item che trovate nel negozio erano tutti da 100 yen, adesso ne vedete alcuni da 200, da 500, eccetera. Però la gran parte rimane 100 yen. 100 yen sono 70 centesimi. Sì, è meno di un euro. 70 centesimi. Per cui pochissimo. E questo smartphone lens set è proprio da 100 yen. Come questo, che è un'altra cosa comodissima che ho comprato nei negozi da 100 yen, che tu ti metti il tuo smartphone, ti fa non solamente da stand, ma ti prende anche dietro qua il volume e te lo amplifica. Per cui se ti vuoi sentire, non so, un attimino, forse la musica no, però radio e cose eccetera, o vederti un po' YouTube, questo va benissimo. Fa una delle due cose assieme e ti costa 70 centesimi. Torniamo oggi al protagonista, che è questo. Qua troviamo dentro, vedete, tutto questo set di lenti. Sono tre lenti, adesso le andiamo a vedere, che fanno praticamente tre robe. Il cosiddetto occhio di pesce, qua in Giappone, che ti fa la cosa un po' arrotondata come immagine. Questo qua è la macro lens e il grandangolo. A me interessa il grandangolo per usare questo smartphone. Io uso, eccolo, chi si va a prendere questo affare qua? Gli smartphone che vendono adesso, a parte il mio Oppo A5 2020 che non c'ha il grandangolo dentro, ma gli smartphone normali c'hanno il grandangolo. E quello che uso io qua è un Asus Zenfone 2, che sono andato a vedermi l'ultimo update del sistema operativo 2015, è lievemente vecchio. Però sono affezionato, lo uso. Per cui, se devo registrare, fare dei video con delle cose da vicino, mi serve la lente supplementare. E adesso andiamo a vedere un po'. Poi, come punto di riferimento, oggi tirerò fuori questo, che una volta mi hanno regalato, il Thunderbird Sandabado Nigo, con anche il 4 che viene fuori qua, compreso nella scatola. Questo poi lo recensirò a parte. Però oggi faccio vedere un po' come funziona il grandangolo, così al naturale, e poi con la lente, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, andiamo a vederci le lenti che erano dentro la confezione. Ecco, abbiamo qua davanti il set che trovate nella confezione. Sono questo sacchettino che serve quasi in velluto, no? È un po' più grezzo, comunque serve per mettere dentro tutte le lenti, eccetera. Poi il mollettone. Questo va bene su qualsiasi smartphone. Il mio erano quelli via di mezzo tra tablet e gli smartphone, quelli di una volta enormi, belli larghi. Adesso gli smartphone li fanno lunghi e stretti per le roiettine che si fanno le nail, allora devono usarlo con una mano, mentre nell'altra si fanno fare la nail, e in altri casi fanno altri servizi, però voglio dire, devono poter usare con una mano sola, per cui sono lunghi e stretti, come quello dell'Xperia 9 della Sony, è diventato un mega suppostone. Dire, beh, sono presbite, mi piacciono gli schermi grossi, adoro questi smartphone vecchi. Ok, andiamo avanti. Vi dicevo, questo è un mollettone che comunque va bene, anche se questo qua è grosso. Ecco cosa volevo dire. Poi abbiamo le nostre tre lenti. L'unica lente, qua abbiamo tre lenti, ma due coperchi, coperchietti. Perché la lente lì, come cosiddetta occhio di pesce, scusate, non so come si dice in italiano, è indipendente. Mentre la macro lens, che è questa qua la più piccolina, e quella del grandangolo, sono un 7, perché se vuoi usare la macro lens va bene solamente questa qua e basta, ma se vuoi usare il grandangolo devi avvitarla sulla macro lens e fare un doppia lente. Ok, adesso direi che possiamo andare tranquillamente a mettere le lenti su questo smartphone che sto usando adesso e farvi vedere le immagini come cambiano.
seconda delle tre lenti. Ecco qua la modalità cosiddetta occhio di pesce, vedete che prende un po' tutto, diventa tutto molto voidale, ci entra veramente di tutto nello schermo, ma fare un video così diventa un po' difficile. Specialmente se fate vedere qualcosa da vicino, la vedete. Belle rotonde. Per cui, insomma, anche gli Sharktron diventano ancora più rotondi. Ma è simpatica come cosa, come vedete, c'è nessun problema ad usarlo. A chi vuole questi tipi di riprese va benissimo. E questo funziona perfetto anche sul mio smartphone. Ecco, il problema dei mollettoni: il mio ha l'interruttore, lo switch on off che va a finire sotto il mollettone. Perché ogni volta ad accendere e spegnerlo si bestemmia dopo che ha messo il mollettone. Vabbè, pazienza. Ok, passiamo alla macro lens. La macro lens è l'unica che non mi andava tanto bene a me, ma probabilmente per una questione di smartphone. Ecco, io questo smartphone sto usando con la cover, non nudo, non naked, con la sua tranquillamente cover, sono mamma, lo uso, non è che devo toglierlo, eccetera. Per cui questo molettone è facilissimo da usare, non dà problemi, anche se non ce l'hai direttamente sullo smartphone naked. Adesso siamo nella versione macro lens, come vedete sullo sfondo è tutto sfocato, a portare le scatole così da vicino, anche però non è facile tanto metterla a fuoco, però vedete che un po', vedete proprio che se vi date da fare, questo probabilmente dovete prendere lo smartphone in mano, ovviamente non sul treppiede come lo metto io adesso, serve per fare le foto, eccetera, versione macro, però è l'item che faccio più fatica ad usare, anche che a me interessa di meno. E va detto che io su questo smartphone metto tutto in automatico. Adesso ho la macchina fotografica, l'ho messo in automatico, così per vedere un po' in automatico, senza fare operazioni difficili, come rendono questo tre set di lenti. Ok, il macro è così. Adesso andiamo al grandangolo, che è la cosa principale. Ed ecco qua il grandangolo, come si vede, la scatola di Thunderbird, che è bella grossa, entra completamente nell'immagine, non ci sono grossi problemi, anzi anche perché è lente su lente, per cui tende a essere un po' più scura, però non vedo neanche questi grossi problemi, ottimo, a me serviva proprio una cosa così, sono solamente contento. Ovviamente non è diritto, è un po', diventa un po' voidale, non è come la versione occhio di pesce che è una cosa devastante, però l'immagine viene levemente distorta, sembra che vada su così e vada su così, un qualcosa di conico, mentre ovviamente è una scatola rettangolare, però sono quelle cose che vabbè, pazienza. Io mi ricordo quando ho iniziato questo canale con questo smartphone, che era andato in un negozio alla Joshin Denki per comprare un set di lenti, così l'avevo pagato in euro sui 2000, no scusa, 2000 euro, ciao, 2000 euro ti compri 50 smartphone molto, che non hanno bisogno di sto a fare qua, scusatemi, ero rimasta lì yen, 2980 yen, per cui erano sui 22-23 euro. Adesso te lo trovi a 70 centesimi. Magari la qualità non è la stessa, ma abbiamo fatto passi da gigante. Non so se in Italia anche queste cose qua le vendono, ma se qualcuno di voi, visto che tra poco penso che il Giappone riaprirà le porte anche ai turisti, fate salti nei Hyakuen Shop, e sono le cose che veramente, posti che vi, specialmente quelli grossi, che vi consiglio di vedere perché ci trovate dentro di tutto, questo potrebbe essere un oggetto carino. Adesso, per testare la validità di questo grandangolo, è un po' problema mettersi a fuoco, ma questi sono problemi del mio smartphone. Direi di togliere questa lente, rimetterla normale, anzi, la rimettiamo normale subito. Vedete? Differenza ce n'è. Differenza ce n'è come. Per cui, che dire? Bene così, e ci vediamo alle prossime recensioni. Scusate, non è una recensione di giocattoli, è una delle prossime recensioni sarà questa. Ok, brava gente, ciao ciao.